Buongiorno, regà, buongiorno, buongiorno alle ore 7. Allora, premessa importante, ogni giorno caricherò un video alle ore 7, tranne il sabato e la domenica. Quindi mi raccomando, seguitemi ogni giorno alle ore 7, quindi domani no, però oggi è giovedì, venerdì, però domani no. Detto questo, ore 7, video. De che devo parlare? Devo parlare dell'Italia, ragazzi miei. Perché ieri non sono riuscito a parlarne, c'era il Milan, c'era Roma, c'era il Napoli, ho fatto il video del Fantacalcio, ho fatto una marea di roba, bisogna tornare a parlare dell'Italia, perché ci siamo un po' persi, ma c'è la Nations League, ci sarà la Nations League, il 10 ottobre si giocherà la finalissima di Champions League a San Siro, 10 ottobre dell'anno prossimo, quindi manca una vita, ma ieri ci sono stati i sorteggi della Nations League. Potevamo prendere la Francia, potevamo prendere il Belgio, potevamo prendere la Spagna. Io ho detto, speriamo di non prendere la Spagna. Abbiamo preso la Spagna. Io dico no. Ma come cazzo si fa, ok, a prendere sempre quella che non vorrei prendere? Veramente, certe volte mi sorprendo di come io riesca a non lo so, ad essere uno stronzo, ok? Allora, premessa. Mancini mi ha fatto godere quando ha detto, ve leggo proprio quello che ha detto, sarà una bella sfida con la Spagna, sono un po' come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti come Sergio Ramos e sono tornati molto forti, ma a questa Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa e alla fine vinceremo noi. Mi ha gasato come mi gasano poche altre cose al mondo, questo ve lo devo dire, questo lo devo ammettere. Però non sono così sicuro che vinceremo. Ho strafiducia nella mia nazionale. Ma sì, accendo la luce. Quanto è meglio? Guardate quanto sono bello. Lo rifaccio, l'ho fatto ieri in video. Lo rifaccio anche oggi. Quanto sono bello se accendo la luce. Ta-da! Ecco, dicevo. Mazza che bello, sembra giorno. Vabbè, vi stavo dicendo. Ho fiducia nella mia nazionale. Però va detto anche che secondo me ci sono squadre ancora più attrezzate. Possiamo mettere in difficoltà tutte. Secondo me possiamo vincerla. Però ci sono squadre più attrezzate e questa va presa come una consapevolezza. Perché a mio modo di vedere si parte dalla consapevolezza e poi si arriva ovunque. Quindi partiamo da questa consapevolezza. Ieri qualcuno mi ha chiesto, Sic, ma perché preferiresti affrontare la Francia, campione del mondo, rispetto che la Spagna che è in una crisi? Perché storicamente l'Italia e le italiane, l'abbiamo visto anche ultimamente con la Juve, per quanto riguarda la Juve e Barcellona, ha perso 0-2, soffre il gioco spagnolo. La Francia sostanzialmente non ha un gioco ben delineato, ha una marea di campioni e lo stesso il Belgio. Anzi, il Belgio ha un problema in più. Il problema del Belgio è che i giocatori arrivano dappertutto, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Inghilterra e quindi non hanno un sistema di gioco ben delineato. Ok? Ognuno arriva un po' dal saper giocare dal proprio paese. Ovviamente, raga, chi gioca in Premier League c'ha uno stile di gioco, chi gioca in Serie A c'ha uno stile di gioco, chi gioca in Ligue 1 uguale, Bundesliga, beh, che cazzo è rimasto? Bundesliga, Serie A, Liga. Cioè, dipende sempre dove giochi. Poi, ovviamente, il mister sarà bravo ad indirizzare il commissario tecnico, ad indirizzare i giocatori a giocare in un certo modo. Però, parliamoci chiaro: giocando tanti giocatori in paesi diversi, big, sempre d'Europa, un pochino fatichi a trovare la quadra. Secondo me, poi il Belgio è fortissimo e fenomenale. La Francia, invece, semplicemente gioca con i campioni perché nessuna squadra al mondo ha giocatori forti come la Francia. Nessuna squadra al mondo a centrocampo può avere Pogba, ma allo stesso tempo Ndombele, ma allo stesso tempo Kanté, ma allo stesso tempo davanti Griezmann, Mbappé. Ragazzi, la Francia è senza alcun dubbio la squadra con più campioni del mondo. Non campioni del mondo, hanno vinto il campione del mondo, ma più la squadra nel mondo con più campioni all'attivo. Nessuna, ne ha quanti la Francia. Però la Francia gioca senza un gioco. La Francia gioca, dammi il pallone a Mbappé e preghiamo perché secondo me lo metti all'incrocio. E lo mette all'incrocio, perché lo mette all'incrocio. Però secondo me è una squadra più facile da arginare. Sulla Spagna invece ho altro da dire. Sulla Spagna invece soffro un po' di più. Perché la Spagna, poi che se ne dica, magari è in un momento di crisi, magari è in un momento no, magari avrei preferito affrontare addirittura il Belgio. Sì, vi dico la verità, avrei preferito affrontare il Belgio. Avrei preferito affrontare il Belgio e vedere Spagna-Francia. Per me è battibile la Spagna. Battibile, anche perché secondo me vi dirò, a livello di percorso siamo più avanti noi. Io la penso così. La Spagna sta. Io voglio prendere la formazione della Spagna in diretta. Allora, Spagna, e cerco un sito qui in diretta, qui alla mia destra, per guardare più o meno, ecco no, cerchiamo la rosa allargata addirittura, più o meno a vedere quella che sarà appunto la nostra avversaria, no, per valutarla. Importano De Gea, Simon e Kepa.
E sostanzialmente sono tutti portieri interessanti, ma io non scambierei nessuno di questi ad oggi con Donnarumma. Certo, qualche anno fa avrei scambiato tranquillamente Donnarumma. No, vabbè, Donnarumma. Avrei, nel periodo in cui Buffon si stava ritirando, ossia dalla nazionale non c'era il titolarissimo, facevamo Sidibu, certo, De Gea me lo sarei preso. De Gea era fortissimo, in questo momento è in una parabola discendente. Difensori, centrali loro hanno Pau Torres, che è un ottimo calciatore, però ragazzi, Pau Torres tra questi è quello più di valori che mi fa vedere, per farvi capire. Poi hanno Inigo Martinez, che dovranno dimostrare ancora tanto, Diego Llorente, Eric Garcia, Sergio Ramos. Ecco, Sergio Ramos ovviamente è d'esperienza, però parliamoci chiaro, si parla comunque di una difesa che non è rodata come può essere Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Acerbi, Mancini, Bastoni. Cioè, capite bene che stiamo costruendo un progetto che parte da molto molto prima e che lo stiamo tirando su con forza di volontà. Questa è una cosa molto importante, assolutamente da non sottovalutare. Terzini sinistri c'hanno Gaia e Reguilón. Ecco, qua non ho nulla da dire. È vero che noi abbiamo Spinazzola, però Reguilón e Gaia, secondo me, sono tanta 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 roba. Non che Spinazzola sia scarso, però preferisco loro. A destra noi abbiamo Di Lorenzo, loro hanno Carvajal, Bellerin, Sergi Roberto, Jesus Navas, anche qua sulle fasce, insomma, potrebbero farci più male. Ma è ovvio, sapete perché? Perché la Spagna e il calcio spagnolo conta molto sui terzini, sulle sovrapposizioni, sui passaggi corti e veloci, di prima, rapidi. Questo è un punto focale della Spagna e secondo me è normale che accada questo, che i terzini si siano sviluppati in un modo ovviamente migliore rispetto al nostro italiano. A centrocampo sulla mediana hanno Rodri e Busquets. Busquets sta per finire, Rodri è molto molto forte, anche se comunque va detto che noi sulla mediana ci difendiamo, abbiamo dei giocatori comunque interessanti. E in mezzo al campo come mezzali c'hanno Koke, c'hanno Fabian Ruiz, c'hanno Thiago Alcantara, c'hanno Mikel Merino, c'hanno Dani Ceballos, c'hanno Campaña, c'hanno Cucurella, se vogliamo considerarlo come in realtà è un terzino esterno, un Lazzari, Cucurella. Sì, il centrocampo sono forti, però sinceramente io non nutro poco rispetto nei confronti dei miei Barella, dei miei Verratti, poi bisogna vederli, dei miei Jorginho, poi bisogna vederli. Ovviamente poi il calcio estero è sempre quello che ci aggrada un po' di più, siamo sempre pronti a dire: ah, vuoi mettere Thiago Alcantara con i nostri giocatori? Vuoi mettere Fabian Ruiz? Vuoi mettere Koke? Regà, e voglio metterli che sì, perché secondo me l'Italia sta creando un progetto super interessante. Poi davanti hanno Ansu Fati, Oyarzabal, Ferran Torres, Asensio e Traoré. Questi, tranne, ma pure Traoré, questi sono tutti giovani che stanno esplodendo e che devono trovare la quadra. Poi davanti hanno Marcos Llorente, Morata, Rodrigo e Moreno. Ecco, davanti tecnicamente, teoricamente dovremmo stare meglio noi, però Ciro Immobile in nazionale non la butta dentro manco con le mani. Ecco, avendo fatto il suo discorso, sì, ho più paura della Spagna, perché io credo che potremo soffrire maggiormente il gioco della Spagna. Avrei preferito di gran lunga prendere il Belgio o la Francia, più il Belgio, ma anche la Francia. Non per questo io dico che non ce la faremo. Per me possiamo farcela e possiamo vincere questa Nations League. E sono contento che Mancini, finalmente qualcuno, carichi l'Italia a dovere. Dai ragazzi, dimostriamo di essere i migliori, tanto è tra Nano potrebbe cambiare qualunque cosa. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate tantissimi piace se anche domani volete un altro dalle 7, ma fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Vi ringrazio, poi ce la dalle come sempre. Ci vediamo al prossimo video.